Noi siamo la Proloco di Carpenedolo in provincia di Brescia e oggi vorremmo presentarvi il nostro piatto dell'eccellenza gastronomica locale che per noi rappresenta il concetto di cucina di casa, il malfatto di Carpenedolo. Prima però vorremmo darvi un'indicazione geografica e storica del nostro paese. Carpenedolo è un borgo della pianura padana, più specificatamente bassa bresciana, di circa 13.000 abitanti. Si trova sul confine con le province di Mantova e Cremona. Il lago di Garda, che si trova a nord rispetto a noi, dista solamente 15 km. Carpenedolo, infatti, ha ancora quelle che sono le ultime colline moreniche e attorno ad esse si è sviluppato il borgo antico. Da sempre le attività agricole e artigianali sono la struttura economica del paese, ma anche la piccola industria ormai è diventata una parte importante. Nei vari domini e contese che hanno caratterizzato la storia di Carpenedolo, non possiamo dimenticare di citare il lungo dominio milanese e quello ancora più importante della Serenissima di Venezia, che governò il paese per oltre 300 anni. Infatti, numerose architetture ed edifici rimandano a quello stile. Oltre al bel campanile di Foggia veneziana, appunto, bisogna ricordare a livello artistico la chiesa parrocchiale dedicata a San Giovanni Battista, con pregevoli opere di artisti lombardi, la pieve romanica dell'XI secolo, con affreschi meravigliosi, e il santuario dedicato alla Madonna dell'Immacolata, che sorge su uno dei colli e da cui si gode un panorama su tutta la pianura, con all'interno decorazioni barocche di notevole valore artistico. La dominazione milanese lascia un'opera ancora fondamentale per Carpenedolo, la Fossa Magna. Infatti, nel centro del paese scorre questo grande canale che Bernabò Visconti volle realizzare con l'intento di unire le acque del lago di Garda con il fiume Po. Quest'opera servì pure per bonificare i numerosi acquitrini, rogge e paludi che circondavano Carpenedolo, facendone anche un ottimo territorio di caccia e pesca. Ed è proprio a questo punto che entra in gioco il nostro piatto. Il malfatto di Carpenedolo. Ma che cos'è? È un piatto povero, figlio del non sprecare nulla, da sempre protagonista della nostra cucina. Si narra che i nostri lontani parenti carpenedolesi dovessero spesso fronteggiare la penuria di cibo inventando ricette che ancora oggi sono attuali. È il caso del nostro malfatto, creato con la materia prima che si trovava in qualsiasi campo e che poteva variare a seconda della stagione. È un piatto povero, ma ricco di sapore e tanta fantasia, e da decenni è presente sulle tavole di tante famiglie e ristoranti carpenedolesi. I cacciatori che venivano nelle nostre terre erano soliti accogliere cesti di erbe nei campi e portarli nelle nostre osterie e trattorie, per poi fare merenda a base di malfatti. Oggi la Proloco, attraverso la Deco, sta cercando di valorizzare al massimo questo piatto unico ed originale. Andiamo a vedere direttamente i prodotti, gli ingredienti che andranno a comporre il nostro malfatto di Carpenedolo. Possiamo cominciare con delle nostre uova, degli amaretti e della noce moscata che andranno entrambi a bilanciare il loro sapore, del pane grattugiato, della cipolla rossa per fare un po' di soffritto, salvia. Adesso possiamo procedere a cominciare veramente a fare i nostri malfatti. Prendiamo le nostre erbe. Andremo a cucinarle all'interno di una pentola di acqua calda e sale. Quando andremo a scolarle, cercheremo di ottenere un prodotto che sia utile per poi andare a inserire tutti gli altri nostri ingredienti del nostro malfatto. Benissimo, adesso possiamo procedere con il taglio delle nostre verdure in maniera omogenea, abbastanza fini, per poi inserirle all'interno della nostra pirofila con tutti gli altri ingredienti. Prendiamo, in base alla quantità della nostra ricetta, un uovo intero ovviamente, qualche amaretto da andare a sbriciolare all'interno, un po' di noce moscata che non guasta mai per il gusto e anche per il sapore, del buon parmigiano grattugiato, un po' di pane grattugiato che andrà poi a asciugare l'impasto, a renderlo molto omogeneo. Amalgamiamo il nostro composto cercando di ottenere un impasto non troppo bagnato di questa consistenza. Come potete vedere, asciutto, compatto, per poi procedere a fare i nostri malfatti. Eccoci qua, adesso siamo giunti alla parte finale del nostro piatto. Andiamo a infarinare leggermente la nostra asse di legno. Con una parte del composto cercheremo di fare un salamino, un salsicciotto abbastanza omogeneo, non troppo grande, non troppo piccolo, per poi andare a procedere a dargli un taglio. Teniamoli circa tutti uguali, ne diamo un leggero colpetto sulle estremità
per poi lasciarli andare direttamente nella farina, che in maniera che resteranno separati uno dall'altro. Adesso possiamo procedere. Quando abbiamo la nostra acqua che bolle, ovviamente precedentemente salata, andiamo a immergere all'interno i nostri malfatti. Qualche minuto, il tempo di farli venire a galla, per dargli proprio, ci vuole poco tempo. Abbiamo nella nostra pentola qua a fianco, abbiamo fatto rosolare un po' di burro e salvia per poi andare a amalgamarli direttamente tutti insieme. Una spolverata di grana che va a amalgamare il nostro burro e salvia, e poi possiamo procedere con l'impiattamento e ovviamente quello che ci vuole sempre, un assaggio. Grazie a tutti. Noi siamo la Proloco di Carpenedolo e anche noi aderiamo al manifesto della cucina in casa proposto da Casa Artusi.